Il Green Pass inizia a creare i primi problemi ad eventi in programma nel territorio faentino. A caso la Valsegno sono stati annullati due eventi del calendario Casole una favola. Faenza vede perdere invece un'importante manifestazione che negli anni era diventata punto di riferimento per tutta la Romagna. Non ci sarà anche quest'anno la musica nelle Aie, prevista per sabato 28 e domenica 29 agosto. Le ragioni sono legate all'impossibilità di organizzare l'iniziativa rispettando le nuove norme introdotte dal Green Pass. Troppi gli accessi disponibili alle colline di Castelraniero e troppo alta anche la possibilità di eludere i controlli passando da campi e filari. Non è semplice controllare, ci sono delle vie d'accesso qui a Castelraniero, però sostanzialmente siamo una zona completamente aperta e quindi avremmo potuto trovarci con la difficoltà. Prima di tutto ecco di essere in grado, è una cosa molto nuova per noi, ecco, fare un controllo del Green Pass a centinaia o migliaia di persone che arrivano tutte nello stesso momento è difficile, ecco, quindi si possono creare delle file un po' difficili da smaltire, poi tecnicamente è una cosa che non abbiamo mai fatto. Poi comunque tanta gente può entrare come vuole, quindi ci saremmo potuti trovare con la situazione che in ogni caso non potevamo garantire che chi era all'interno l'avesse avuto. E così pure anche all'interno dei volontari la situazione è un po' varia, ecco, quindi dovevamo garantire che anche i volontari fossero nella stessa situazione di garanzia. E poi il divieto del ballo è comunque in vigore. E quindi noi non ci sentiamo certamente di reprimere, ecco, questa cosa nel momento in cui le persone si sentono di farlo, anche se mettiamo dei cartelli e dopo la situazione da controllare non era così semplice, quindi la responsabilità comunque sarebbe ricaduta su di noi. E per poter lavorare in serenità, questo soprattutto ci preme, noi vogliamo lavorare in serenità con le persone e tra di noi, quindi per questo abbiamo deciso di annullare ancora una volta, anche se avevamo un programma veramente molto molto bello e non vedevamo l'ora di provarlo, questo nuovo programma di musica nelle aree.